meno 50% degli incassi della ristorazione, meno 48% fatturato dei bar, meno 60% affari nell'abbigliamento, meno 58% guadagni nel commercio di generi alimentari. E poi ancora, riduzione del 30% degli affari per parrucchieri ed estetisti, dimezzamento per gli ambulanti, meno 43% dei pernottamenti. La pandemia da coronavirus non ha avuto e sta avendo solo pesanti conseguenze sanitarie sui piacentini. Ormai a fine anno si possono tracciare i bilanci economici e quello di molte aziende purtroppo in rosso. Confesercenti Piacenza, partendo da un'indagine tra i suoi associati, stima che nel 2020 nella nostra provincia il settore che comprende alberghi, ristoranti e bar perderà circa 100 milioni di euro. Per i 3.500 esercizi del settore sono stati conteggiati cali di incasso tra i 25 e i 30.000 euro. E come inevitabile conseguenza, ha spiegato Fabrizio Samuelli, vice direttore di Confesercenti, circa 600 persone rischiano di perdere il lavoro. Molti sono già in cassa integrazione, a salvarli per il momento il blocco dei licenziamenti che andrà avanti sino al 31 marzo. Solo così il sistema mantiene in modo fittizio una parvenza di normalità, aggiunge Samuelli, sottolineando poi come lockdown, chiusure anticipate e limitazioni alla mobilità abbiano colpito soprattutto la ristorazione. Confesercenti chiede pertanto che durante le festività si possano riaprire completamente ristoranti e bar, garantendo sempre sicurezza a clienti e collaboratori. Se le linee guida di maggio non vanno più bene, dicano cosa dobbiamo fare per alzare l'asticella, ma vogliamo lavorare. Un appello che però pare destinato a restare inascoltato.